È un Canosa calcio semplicemente perfetto quello che nella decima giornata del campionato di eccellenza espugna il campo della capolista Molfetta, condannandola alla prima sconfitta stagionale per 0-1. I rossoblu fanno la voce grossa e grazie alla rete di Nanno, la giunta al 21esimo del primo tempo su assist di Gonzales, espugnano il difficile campo del Poli, proiettandosi in quinta posizione con 14 punti, che sarebbero stati 23 senza penalizzazione. Il Molfetta prova a fare la partita, rendendosi pericoloso soprattutto con la Vopa, che nella ripresa colpisce anche un legno. Nel finale volano rossi da ambedue le parti, Montrone per i canosini, Genchi per i padroni di casa, preceduti intorno a metà seconda frazione da quella di La Macchia per doppia munizione. Zinfollino conferma il 3-5-2 visto domenica scorsa contro il Mula, con Baio, Cannito e Masellis in mediana e La Macchia e Turitto sulle fasce. In attacco Riecconanno l'accanto a Gonzales, dalla panchina Ardino e Perez. Risponde mister Di Domenico con il consueto 3-4-3, affidandosi in avanti al tridente scanzano Lopez Soare. A dettare i ritmi sono i padroni di casa, che però, soprattutto in avvia di frazione, raramente si rendono pericolosi a cospetto di un Canosa compatto e ordinato. Così, al primo vero e proprio affondo, sono i rossoblù a passare in vantaggio con Gonzales, abile nel servire Nannola, che con una bordata sotto la traversa da posizione defilata realizza lo 0-1. I ragazzi di mister Di Domenico provano a reagire e lo fanno al 27esimo con la conclusione di Scanzano, che però non impensierisce vicino. Il vantaggio galvanizza gli ofantini, che cercano così di pungere in contropiedi molfettesi, come al 38esimo, quando Gonzales, indisturbato in area di rigore, non finalizza un'ottima azione corale calciando alto sopra la traversa. Al 40esimo l'occasione più ghiotta per i biancorossi. Lopez pesca la Vopa dal limite dell'area, conclusione a rete e deviazione che per poco non inganna vicino, che si supera rifugiandosi in angolo. A riposo è 0-1. Nella ripresa il copione non cambia, ma la prima occasione degna di nota è di marca ospite, con Gonzales al 49esimo, mezza rovesciata che non sortisce alcun effetto. Il Molfetta preme e lo fa con l'uomo più pericoloso, la Vopa, il quale al 60esimo colpisce in pieno la traversa al volo da fuori area, vicino può solo guardare. Un minuto più tardi i padroni di casa sono ancora pericolosi, con la conclusione da fuori di Gelsi, neutralizza in due tempi vicino. La svolta dell'incontro arriva al 68esimo con l'espulsione per doppia munizione di La Macchia, che costringe i rossoblù all'inferiorità numerica per quasi 25 minuti. Nonostante l'uomo in meno, la difesa ospite regge, non correndo praticamente nessun pericolo. Nel finale, prima del triplice fischio, spazio a scene da Far West. A pagarne le conseguenze, Genchi e Montrone, espulsi anch'essi dal direttore di gara. Ulteriori emozioni non se ne registrano e al triplice fischio è festa Canosa, attorniata dagli oltre 200 tifosi accorsi al Poli. Il Canosa continua la propria marcia con la quarta vittoria consecutiva, che lancia un chiaro segnale al campionato, in attesa di affrontare domenica prossima a San Sabino l'altrettanto lanciato Foggia in Cedit. Per il Molfetta una sconfitta che non compromette la testa della classifica, attualmente detenuti in condominio con l'Unione Calcio Biceglie. Il prossimo weekend per i molfettesi sarà tempo di un ulteriore esame di maturità con impegno sul campo del Biceglie di mister Di Meo.